Buonasera a tutti, fedeli amici della pagina Anima Nera Azzurra. Parliamoci chiaro: dopo una partita del genere non è umanamente possibile rimanere lucidi. Oggi la nostra Inter ha pareggiato 3-3 contro il Benfica a Lisbona e oggi dobbiamo commentare una partita incredibile. Io però, ragazzi, vi dico la verità: onestamente mi sono divertito da morire, soprattutto nel secondo tempo. Cioè, è stata una partita forte. È stata una partita incredibile, è stata una partita da Inter al 100%, perché parliamoci chiaro, l'Inter ha buttato via tutto il primo tempo. Nel primo tempo la partita l'ha dominata il Benfica. Ci hanno segnato tre gol, ragazzi, cioè questa è una cosa gravissima, perché noi possiamo perdere, possiamo pure farci segnare dei gol, però non ci può segnare tre gol João Mario. Cioè, questa, ragazzi, è una questione di principio. João Mario non può segnare tre gol, è una regola del calcio. Oggi ti sei fatto segnare tre gol da João Mario, però nonostante tutto l'hai pareggiata, l'hai rimessa in piedi nel secondo tempo. Però la reazione della squadra nel secondo tempo mi è piaciuta. La squadra ha ripreso in mano le redini del gioco nel secondo tempo, ci ha creduto, l'ha quasi ribaltata perché, parliamoci chiaro, l'Inter ha dei titolari forti, l'Inter ha dei titolari di prima fascia che non a caso quando sono entrati è cambiata la partita. Ok, che era già in parte cambiata nella prima parte del secondo tempo. Sarà che il Benfica era in vantaggio di tre gol e conosciamo questa vecchia regola. Quando finisce il primo tempo 3-0, se soprattutto non sei una squadra di livello, tendi a sottovalutare l'avversario, tendi a sottovalutare un po' la situazione e spesso e volentieri puoi entrare con la testa tra le nuvole nel secondo tempo. Loro sono entrati con la testa tra le nuvole nel secondo tempo, ci hanno regalato due gol, poi l'Inter ha fatto entrare le sue migliori risorse e l'ha pareggiata e ha rischiato di vincerla perché poi ha colpito un palo incredibile con Barella nei minuti finali loro hanno tre. Il palo di Lisbona sta ancora tremando perché, ripeto, abbiamo rischiato di ribaltarla. Tutto sommato non è cambiato nulla perché la Real Sociedad ha pareggiato in casa col Salisburgo. Si decide tutto all'ultima giornata per il primo posto. Io onestamente posso ritenermi in parte soddisfatto perché, parliamoci, oggi il primo tempo è stato semplicemente disgustoso. La squadra è entrata in campo in ciabatte. Però la cosa positiva è che quando hai voluto rimetterla in piedi, l'hai rimessa in piedi, cioè non hai avuto nessun problema a riprendere in mano le redini del gioco, a riprendere in mano il tuo destino. Questo è positivo perché vuol dire che puoi attraversare dei momenti difficili, puoi pure sbandare o commettere degli errori, ma hai la consapevolezza di essere una squadra di livello internazionale, hai la sicurezza che è una grande squadra. Cioè, le grandi squadre possono pure sbandare, possono pure prendere dei gol evitabili, ma poi devono sempre riprendere in mano le redini del gioco. Oggi l'Inter l'ha fatto nel secondo tempo, dopo aver buttato totalmente nel cesso tutto il primo tempo, però bene così, oddio, bene così. Bene la reazione, pessimo l'atteggiamento, perché ragazzi, parliamoci chiaro, è tutta una questione di atteggiamento, è tutta una questione di mentalità e di concentrazione. Poi parliamoci chiaro, se dobbiamo commentare le scelte di Inzaghi, io non ho nulla da rimproverare ad Inzaghi perché Inzaghi giustamente ha fatto riposare diversi titolari perché, ricordiamolo, domenica c'è lo scontro diretto contro il Napoli. Per quanto mi riguarda, la partita più importante è quella contro il Napoli e noi a Napoli dobbiamo vincere. Questo deve essere il nostro obiettivo principale, perché non è una tragedia pareggiare a Torino, però secondo me se il tuo obiettivo è vincere lo scudetto, contro una diretta concorrente devi vincere. Uno scontro diretto con la forza lo devi portare a casa. Questo è chiaro. Però oggi hai fatto riposare diversi titolari. La maggior parte dei tuoi migliori titolari sono entrati nel secondo tempo, cioè nel momento migliore della nostra partita. Alcune seconde linee, l'unico problema è che alcune seconde linee oggi hanno fatto delle partite da dimenticare. Primo su tutti Bissek. Mamma mia, Bissek, cioè, mi ha fatto quasi rimpiangere il Ranocchia dei tempi più bui. Cioè, Bissek oggi letteralmente disastroso.
disastroso. Cioè, nel primo tempo, ripeto, più che era, cioè, mi ha ricordato Nelson Rivas. Ve lo ricordate? Nelson Rivas, che in una semifinale di Coppa Italia, se non ricordo male, contro la Sampdoria a Genova, ci fece prendere 3 gol dopo neanche 10 minuti. Ecco, più o meno, sul primo gol Bissek marcava l'attaccante a 10 metri di distanza, e in occasione del terzo vede passare la palla così, come un manichino di Leroy Merlin, quello lì l'ha buttata dentro. Vabbè, lo segnavo pure anch'io un gol così, però lui così fermo totalmente. Per non parlare poi di Arnautovic, che poi ok, ha segnato il gol del 3-1 che ci ha ridato un po' la carica, ma è stato inguardabile nel primo tempo. Io su Arnautovic purtroppo continuo a non cambiare posizione, penso sia stato un acquisto sbagliato, perché mentre Cuadrado è un giocatore di una certa età, ma le qualità le ha, non a caso è entrato con la Juventus ed è piaciuto a quasi tutti. Oggi, secondo me, sì, ha commesso quella leggerezza, come facendosi ammonire, però complessivamente non mi è dispiaciuto quando è entrato. Cuadrado è un giocatore di qualità. Cuadrado è stato uno degli esterni migliori del campionato per diversi anni. Poi sì, a noi molti non l'hanno ancora perdonato per il suo passato, tra virgolette, però gli riconosco delle qualità. Io ad Arnautovic onestamente non ho mai riconosciuto del grande talento, delle grandi qualità. E non mi raccontate la storia che l'Inter del triplete era un esercito di campioni. Sì, era uno squadrone, era una squadra strepitosa, però ragazzi, lui e Balotelli erano coetanei. Balotelli giocava, lui non giocava. Ragazzi, il problema di Balotelli era la testa, che non era abbastanza intelligente, non era bravo nel comprendere certe dinamiche, certe situazioni, era totalmente infantile ed immaturo, ma il talento ce l'aveva. Io mi ricordo Balotelli nell'anno del triplete, nei gironi di Champions, in casa con Rubin Kazan, fece un gol su punizione che fece cadere tutto San Siro, eh. Quando gli partiva la giocata, Balotelli segnava dei gol impressionanti, segnava dei gol favolosi. Cioè, non paragoniamo i due giocatori, perché per quanto poi si sia rovinato con le sue mani, e adesso sia un giocatore praticamente fallito, un giocatore che praticamente come se si fosse ritirato, però Balotelli aveva il talento. Questo non c'è dubbio. Arnautovic, secondo me, non l'ha mai avuto. Cioè, non a caso, ragazzi, dopo l'Inter del triplete, non è che dopo aver lasciato l'Inter, non è che abbia fatto faville, faceva fatica a trovare spazio nel Bologna, eh. Cioè, per quanto oggi sia segnato quel gol che ci ha suonato un po' la carica, però a me continua a non piacere. Poi io spero che possa segnare a Napoli e possa risultare più decisivo del Milito dell'anno del triplete, però continuo a rimanere di questa idea. Se dobbiamo parlare dei centrocampisti, Klaassen, anche lui inguardabile, non pervenuto, e onestamente mi aspettavo di più da lui, perché era il suo debutto ufficiale dal primo minuto in Champions. Lui, tra l'altro, ricordiamolo, non è proprio un giocatore senza esperienza, è un giocatore che ha già giocato in diversi campionati, quindi da parte sua mi sarei aspettato una prestazione più tonica, più intensa. Invece ha barcollato per tutto il primo tempo, non a caso la partita è cambiata quando l'ha sostituito. Su Klaassen io penso che l'Inter l'abbia preso semplicemente per fare numero, per aggiungere un centrocampista in più, perché una volta sfumato Samardžić, l'Inter voleva acquistare un centrocampista in più, ha provato a fidarsi di Sensi, però purtroppo non ti puoi fidare delle condizioni fisiche di un giocatore che è rimasto fermo per quasi 2 anni di fila, e quindi l'Inter ha ragionato, ha detto ok, c'è questa occasione a parametro zero all'ultimo giorno di mercato, portiamolo a casa, ma non farà il titolare, ci può servire solo per fare numero. Infatti ha giocato poco e niente, e oggi non mi è piaciuto per nulla. Frattesi molto bene, Frattesi secondo me è stato il migliore in campo per distacco, è stato il migliore in campo in assoluto. Nel primo tempo è stato l'unico a non crollare, è stato l'unico a rimanere concentrato nonostante la squadra stesse in balia dell'avversario, stesse sbandando nella maniera peggiore. Lui è sempre rimasto concentrato, l'ho sempre visto bello aggressivo. Nel secondo tempo ha segnato un gol abbastanza difficile, perché lui non è proprio un centravanti, lui però c'ha questo grande questa grande capacità di inserirsi, è un grandissimo assaltatore.
chiamiamolo così, si è buttato in aria, ha segnato quel gol al volo, ha dato la carica, è uno molto emotivo, molto passionale, trasmette entusiasmo ai compagni, trasmette grinta, voglia di vincere ai compagni, anche oggi l'ha dimostrato. Io credo che meriti più spazio. È chiaro che Inzaghi preferisce affidarsi all'usato sicuro, ovvero a Mkhitaryan, però parliamoci chiaro, il futuro del centrocampo dell'Inter si chiama Davide Frattesi, meno bene Aslani, che ha fatto un primo tempo disastroso come tutta la squadra, però si è un po' ripreso nel secondo tempo, e in attacco, ragazzi, entra Thuram, si conquista pure il rigore, quello ogni volta che decide di partire in contropiede, quando decide di accelerare, è come quando vedi partire un carro armato, puoi solo pregare che faccia meno danni possibile, è semplicemente incontenibile, però non è cambiato nulla, rimaniamo in testa e godiamoci sta partita, perché è stato uno spasso sotto tutti i punti di vista. Un saluto, alla prossima e sempre Forza Inter.